Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections e bentornati con un nuovo appuntamento della costruzione del modellino del Ferrari Transporter, il track delle Formula 1 campione del mondo 2007. Allora, in questo video tutorial faremo l'unboxing del fascicolo numero 91, dove andremo a lavorare sul vano centrale sinistro. Infatti abbiamo ricevuto come al solito una mega full stella con il vano superiore del banco da lavoro, il pannello luminoso del vano e poi il pannello anticipato scivolo con accoppiatori dell'aria compressa. Allora amici, siete pronti per questo nuovo tutorial? Allora iniziamo, vai Ferrari Transporter. E prima di iniziare con l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino del Ferrari Transporter al nostro video e cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire l'assemblaggio di questo fantastico modellino. E se vi siete persi i tutorial precedenti, mi raccomando, andate a rivedere. Vi lascio qui in alto a destra il link alla playlist del Ferrari Transporter. Allora, ultimamente sul canale abbiamo pubblicato l'ultimo tutorial del modellino di Jig Robo d'acciaio alto 70 cm. Abbiamo assemblato due meccanismi all'interno della parte bassa della gamba sinistra, cioè ragazzi, veramente fantastico, non vedo l'ora di completarla tutta quanta. Quindi mi raccomando, andatela a vedere e iniziamo col nuovo unboxing. Vai ragazzi, andiamo a fare modellismo, vai! Questo è lo stato attuale dell'assemblaggio del Ferrari Transporter. Allora, nel tutorial precedente avevamo assemblato questi primi due vani posteriori e pannelli luminosi. Allora, adesso qui ragazzi bisogna fare una correzione, in quanto perlomeno io ho scambiato il cavo J2. Allora, quindi diciamo che il cavo J2 non è questo qui con la forma rettangolare, come potete vedere qui dall'immagine. Allora, innanzitutto ringrazio Gianfri Dark e Ciro che me l'hanno segnalato nei commenti. Infatti, se andate a vedere il video numero 60, capite chiaramente che il cavo J2 non è questo con il LED rettangolare, ma è questo qui con i LED circolari. Allora, diciamo che era molto difficile distinguerli perché le etichette per identificare i cavi ormai sono racchiuse all'interno del vano centralina, quindi non si potevano guardare, e poi sulle istruzioni del fascicolo praticamente non si distingue se il LED che viene maneggiato ha la forma rettangolare o circolare. Ok, quindi adesso quello che facciamo è che, allora, il cavo con la 9 LED non va toccato perché questo è facilmente riconoscibile, quindi qui non ci sono errori, rimane al posto suo. Quello che facciamo è andiamo a sostituire questo cablaggio in questo vano, quindi andiamo a recuperare il vero cavo J2, che è questo, lo facciamo passare attraverso il foro e lo andiamo a montare qui. Quindi diciamo una operazione di correzione molto semplice da eseguire, quindi per chi avesse fatto lo stesso errore come me si può correggere facilmente. Procediamo. Ed ecco fatto, ho ripristinato il cavo J2 al suo posto, eccolo qui, quindi il cavo a 5 LED circolari, eccolo qui, mentre quello con i LED rettangolari l'abbiamo messo qui da parte. Ok ragazzi, continuiamo con l'unboxing. Andiamo ora a vedere il fascicolo numero 91, opera distribuita dalla Centauria per collezionisti e per modellisti. Allora, ecco le fasi di assemblaggio che adesso andiamo a fare, quindi il vano centrale sinistro con tutti gli altri pezzi che adesso andiamo ad analizzare. Quindi andremo a montare il pannello luminoso, procederemo poi a fissare i vari elementi, ecco qui ragazzi, e poi andremo a fissare i nuovi LED dentro questi pannelli e fisseremo il tutto sulla pannellatura interna del semi rimorchio. Allora, questo sarà il risultato finale a termine di questa fase di assemblaggio. Quindi diciamo che già questa pannellatura si trova praticamente a metà del suo percorso. Ecco qui, possiamo vederlo per intero. Allora, diamo un'occhiata ai componenti del prossimo numero. Ovviamente continuiamo con il vano anteriore sinistro. Credo che con questo andremo a completare tutta questa parte. Ok, diamo uno sguardo alla fustella che abbiamo ricevuto e procediamo con l'assemblaggio.
Iniziamo le fasi di assemblaggio dal vano superiore del banco da lavoro. Ovviamente questo particolare è la continuazione di quello che abbiamo già assemblato, solo che è molto lungo. Infatti vedete quanti vani ci sono su questo pezzo, quindi realizzato in plastica con queste decorazioni delle maniglie dei vani. Ok, allora in corrispondenza di questi fori rettangolari andiamo a montare ad incastro il pannello luminoso del vano, che è questo particolare qui trasparente, sempre simile a quello che abbiamo già assemblato sull'altro. Quindi ci spostiamo a lavorare all'interno e orientiamo la parte esterna in questo modo, quindi la parte sporgente l'andiamo a centrare sui due rettangoli e facciamo una leggera pressione per posizionarlo. Quindi così è come si presenta il vano dopo questa semplice fase di assemblaggio. Recuperiamo il sostegno del vano. Allora, se lo ruotiamo possiamo vedere che ci sono due sedi rettangolari. Queste saranno proprio le sedi dove andremo ad alloggiare i LED, e c'è diciamo questo scarico grande che non è altro quello dei pannelli luminosi. Quindi non facciamo altro che ruotarlo in questo modo e lo andiamo a posizionare proprio sopra i pannelli. Centriamo il tutto, eccolo qui, si è già posizionato. Adesso in corrispondenza di questi fori andiamo a fissare con delle viti CP. Orientiamo ora il vano in questo modo e in corrispondenza di questi tre fori, che sono sfaccettati come potete vedere, andiamo a montare ad incastro gli accoppiatori dell'aria compressa, che sono questi particolari. Come potete vedere su questa flangia c'è una sfaccettatura, quindi la facciamo coincidere con quella del vano, quindi la posizioniamo esattamente in questo modo, premiamo. Ok, e dalla parte posteriore andiamo a fissare con delle viti CP. Ovviamente facciamo la stessa cosa anche con gli altri due. Ed ecco come si presenta il vano superiore del banco da lavoro al termine di questa fase di assemblaggio. Quindi abbiamo montato tutti i dettagli, compresi anche gli accoppiatori dell'aria compressa, che vi confesso che è stato veramente difficile avvitarli perché praticamente ruotano su se stessi, quindi è stato molto complicato trattenerli. Ok ragazzi, adesso il vano è pronto e procediamo a fissarlo sul nostro semirimorchio. Vai! Siamo quindi pronti per andare a fissare il vano superiore del banco da lavoro sul pannello interno del semirimorchio. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è dal cavo J2 andare a inserire i due LED nelle sedi. Quindi il primo lo andremo a posizionare qui e il secondo lo andremo a posizionare qui. Quindi adesso ragazzi li pieghiamo leggermente e li fissiamo con il nastro adesivo. Ed ecco come si presenta il pannello dopo che abbiamo fissato i due LED con il nastro. Allora mi raccomando, piegate i LED con delicatezza perché potreste rompere i cavi elettrici, quindi fatelo con calma. E poi diamo una distribuzione logica ai cavi in modo tale che non ci diano fastidio. Infatti i cavi devono passare attraverso queste fessure laterali, la prima la troviamo qui sulla sinistra e la seconda qui sulla destra, perché questo cavo deve continuare verso il vano successivo. Ovviamente stiamo lontano dai perni di attacco, quindi adesso lo andiamo a predisporre nella sua sede, quindi facciamo coincidere questi due perni con quelli dei pannelli esattamente in questo modo. Verifichiamo sempre che i cavi siano posizionati correttamente, che non diano fastidio, esattamente in questo modo. Ok, adesso dalla parte posteriore del pannello fissiamo tutto con due viti IP. Ed ecco come si presenta il vano correttamente fissato.
ok? Verificate sempre la disposizione dei cavi. Adesso andiamo a montare il pannello antiscivolo. Eccolo qui, ragazzi, come potete vedere ci sono 6 fori che dovranno combaciare con i corrispettivi perni che troviamo qui sotto, quindi va orientato esattamente in questo modo, con i 2 fori centrali più vicini alla parete, quindi, e non al contrario. Quindi andiamo a posizionare, andiamo a centrare con i vari perni. Ecco fatto, sentite proprio il click. Ok, adesso lo fissiamo con 6 viti CP. Bene amici, ed ecco come si presenta il Ferrari Transporter al termine di questa fase di assemblaggio. Quindi abbiamo montato anche il vano centrale sinistro, completo della pedana antiscivolo, e sistemato i 2 LED all'interno. Guardate che spettacolo, ragazzi! E adesso lo andiamo ad accendere, quindi andiamo a fare il test, andiamo a vedere come si presenta. Posizioniamoci in questo modo, vado ad accendere l'interruttore della centralina, fatto. Adesso prendiamo il nostro radiocomando e andiamo a premere questo pulsante delle luci. Procediamo. Eccolo qui, ragazzi. Ovviamente adesso facciamo un test al buio per vedere l'effetto di illuminazione dei vani. Guardate che spettacolo. Ok, procediamo con l'illuminazione al buio. Siete pronti? Accendiamo. Ed eccolo qui, ragazzi, guardate che spettacolo, il nostro semirimorchio illuminato, e ovviamente siamo solo all'inizio, guardate che bello. Adesso ci facciamo anche una panoramica da vicino per vedere come si presenta, guardate che spettacolo, bellissimo. Qui siamo proprio sotto il pannello centrale. Guardate, questa diciamo sarebbe una zona praticamente completata a questo punto, vedete tutta questa zona, guardate che spettacolo, con le luci proiettate sulla parte inferiore. Vediamo anche l'altro pannello, eccolo, questo si presenta, questo si può inquadrare ancora meglio, guardate che bello, spettacolare ragazzi. Facciamo adesso una panoramica di tutto. Wow, bellissimo. Tutto illuminato, ragazzi, guardate che spettacolo. E poi qui abbiamo ancora tutti questi LED da sistemare sul lato destro del pannello, guardate che bello. Bene amici, il video finisce qui, mi raccomando lasciate un super like al modellino del Ferrari Transporter e al nostro video, e poi cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire tutte le prossime fasi di assemblaggio. Allora vi lascio con questa fantastica panoramica del semirimorchio illuminato e vi do appuntamento al prossimo video, ciao!